Ha cominciato a piovere da un paio di minuti, ma noi siamo venuti al camping Riva Bella per fare un po' il punto sul turismo a Lecco, che sta riprendendo. Siamo a maggio e quindi ha aperto il camping Riva Bella, aperto 2 settimane fa praticamente, e i numeri per ora sono buoni, sono comparabili con quelli del pre-Covid. Sì, come inizio non possiamo dire che sia andata male, nonostante il tempo non ci abbia aiutato, però c'è stato un po' di feste, come in Olanda, la festa del re, che chiamano così, che erano anche delle vacanze scolastiche, e per cui un po' i turisti stranieri, poi i pensionati stranieri che girano sempre, ci sono stati. Le prospettive sono abbastanza buone, abbiamo diverse prenotazioni, molto più che gli anni passati. Probabilmente il Covid ha spinto un po' la gente a organizzarsi meglio sulle vacanze, per cui cercano di prenotare con più frequenza, e anche per queste feste, Pentecoste e l'Ascensione, che in Germania e in Olanda vengono fatte anche a livello scolastico, abbiamo diverse prenotazioni. E poi luglio, agosto, come sempre, dovremo essere abbastanza pieni. Ecco, stiamo parlando con Alessandro Malzani, che è co-titolare del camping Riva Bella insieme al fratello Alberto, e che ringraziamo per questa panoramica. E ecco, è cambiato un po' il modo quindi di fare vacanza. Prima magari si partiva senza prenotare, si andava in camping, adesso magari si prenota dopo la pandemia, quindi ci sembra di capire. Ma credo di sì, perché abbiamo notato sì la tendenza alla prenotazione. In genere il campeggio uno partiva così un pochettino senza meta, invece adesso cercano di organizzare di più, e speriamo che sia anche dovuto al fatto che il campeggio, essendo vita all'aria aperta, essendo poi l'utilizzo di strutture proprie, tra cui il camper o la tenda, così col Covid abbia un po' spinto la gente a scegliere questo tipo di vacanza, che diciamo è meno, con meno assembramento rispetto a un albergo o un hotel, diciamo. Il vostro campeggio attira sempre turisti di tante nazionalità diverse, soprattutto di nazionalità tedesca e olandese, però per esempio abbiamo appena visto arrivare in motocicletta due turisti danesi, ecco, quindi ancora queste sono le nazionalità che frequentano di più il camping. Sì, sicuramente, i nostri clienti in maggior parte sono olandesi e tedeschi, gli olandesi concentrati di più in luglio-agosto e i tedeschi per tutto l'arco della stagione, però arrivano di tutte le nazionalità europee, qualcuno anche estroeuropeo. Ho avuto due ragazze canadesi settimana scorsa, però diciamo dell'Europa arrivano da tutte le parti, sì. Vi aspettavate una ripartenza del genere e un numero di prenotazioni così alto, o è stata una sorpresa piacevole? No, è stata una piacevole sorpresa, anche se penso che il campeggio è quello che abbia sofferto meno durante anche la pandemia, perché sì, abbiamo avuto una contrazione delle presenze, però non paragonabile agli alberghi o alle città d'arte, che lavorando anche con turisti extraeuropei hanno avuto una diminuzione notevole dei loro arrivi. Noi bene o male, con gli europei, che poi hanno potuto anche decidere all'ultimo momento, quando ci siamo liberati delle restrizioni, di partire, per cui abbiamo lavorato anche gli anni scorsi meno, però diciamo non possiamo lamentarci. Grazie, andiamo a fare due passi allora per il campeggio e per mostrare un po', ecco, per vedere anche, sì, grazie mille, per vedere anche se troviamo qualche turista. Comunque purtroppo ha cominciato a piovere poco fa, vediamo le lucie in riva al lago, ecco, questo è spazio di bagni, chiaramente d'estate è ancora presto per fare il bagno, però vediamo tante targhe di nazionalità, insomma, non italiana, insomma, tante targhe tedesche e qualche targa olandese, appunto, anche qualcuno dalla Danimarca, qualcuno addirittura arrivato dal Canada settimana scorsa. Insomma, pare che il turismo a Lecco in generale quest'anno si stia riprendendo. Vi abbiamo raccontato dei buoni numeri registrati dall'Infopoint nel corso delle ultime festività, e siamo venuti anche al camping Riva Bella, dove a quanto pare i numeri delle prenotazioni sono molto molto alti. Ecco, questo scorcio del lago con una leve pioggia, ma il sole che arriva sul campeggio, ecco, non sono ancora tantissimi turisti, però insomma. Sorry, are you a tourist? Yes, but I don't want
Okay, where are you from? Can I ask? Germany. Germany, thank you. Thank you. Ecco, turista che non. Insomma, non riprendiamo perché non vuole, però ci ha detto di arrivare dalla Germania. E si sta godendo qualche momento di vacanza sul nostro lago. Lui, per esempio, alloggiava in una tenda, ecco, di fianco al suo minivan. Ecco, abbiamo potuto parlare con qualche turista e in generale ci sembra che sia l'inizio di una stagione buona per quanto riguarda tutte le attività lecchesi in generale e anche per la città. Grazie mille, abbiamo fatto due passi, chiaramente qualcuno c'è, qualcuno sta già alloggiando, abbiamo potuto vedere anche tante targhe di nazionalità straniera e niente, in bocca al lupo a lei e a tutti i colleghi albergatori, ecco, per la Speriamo, stagione, grazie. speriamo. Grazie, grazie di esserci stato.